Sabato 7 febbraio 98 alle ore 18:30, una cosa molto bellina e simpatica che vogliamo proprio pubblicizzare. A Treviso, presso Palazzo Onigo, in Corso del Popolo 29, proprio in centro, una conferenza straordinaria e molto stimolante per tutti quelli che si sentono alla ricerca di qualcosa. Il nostro Claudio Simeoni presenterà il tema magia, stregoneria, paganesimo come liberazione dall'oppressione cristiana. Tutti possono partecipare liberamente e portare il proprio contributo di idee, di esperienza al dibattito che seguirà all'esposizione. Allora l'appuntamento è per il giorno 7 di febbraio a Treviso, presso il Palazzo Onigo, proprio in centro, in Corso del Popolo numero 29, alle ore 18:30, quindi preparatevi magari a saltare la cena. Ah, non si paga per entrare e neanche per uscire. Magia, stregoneria, paganesimo come liberazione dall'oppressione cristiana. E ripeto ancora e concludo, sabato 7 febbraio alle ore 18:30 a Treviso, Palazzo Onigo, in Corso del Popolo. Se volete avere ulteriori informazioni telefonate allo 041 933 185. Ripeto, per ulteriori informazioni per questo bellissimo incontro, 933 185 041. Magia, stregoneria, paganesimo come liberazione dall'oppressione cristiana. Ed è un bel appuntamento per tutti. Buona giornata a tutti e buon risentirci. Io sono sempre Claudio Simeoni e con me c'è anche Francesco. Salve. Per la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo, che come ogni giovedì alle ore 15 va in onda da Radio Gamma 5 su 94 FM. Oggi continueremo il nostro discorso sulla conclusione del ciclo dei piccoli paganesimi di cui abbiamo parlato e come andiamo ad usare quello che abbiamo sentito. Cioè, dall'analisi di quei paganesimi noi traiamo delle conclusioni, traiamo degli insegnamenti. Chiaramente questi abbiamo usato dei piccoli paganesimi, potevamo parlare anche del paganesimo romano, del paganesimo greco, del paganesimo egiziano, solo che sono enormi, cioè una quantità enorme di dati, e raccogliere insegnamenti da loro, insegnamenti sintetici, sembrava un po' dispersivo. Non è che non lo facciamo, però per l'obiettivo che avevamo servivano dei paganesimi minimi, dei paganesimi abbastanza circoscritti come elementi. Adesso raccogliamo cosa abbiamo imparato da quei paganesimi, cioè raccogliamo una serie di principi che ci servono per costruire il paganesimo moderno. Dopo aver parlato, e cosa ne facciamo di quei principi, perché a un certo punto vedremo dove metterli anche. Dopo aver parlato di vari paganesimi, cerchiamo di estrarre alcuni principi che, superando le definizioni con le quali i vari popoli le indicavano, ci permettono di capire alcuni principi del paganesimo. Cosa abbiamo imparato, per esempio, dal paganesimo urrita e fenicio? Abbiamo parlato che il sentire pagano attraversa epoche e popoli diversi, rigenerandoli e rigenerandosi. Che la ciclicità pagana va dalla distruzione della coscienza universo alla ricostruzione dell'universo. Il mondo circostante è formato da coscienze che, come l'essere umano, cercano di espandersi. Ricordate Adone, ricordate le varie divinità. I cicli e le trasformazioni del mondo sono parte delle trasformazioni dell'essere umano. Il mondo circostante comprende l'essere umano. L'essere umano non è né estraneo, né diverso, né separato, né padrone del mondo circostante. Il mondo si relaziona con l'essere umano per arricchire se stesso. L'uso della volontà e delle determinazioni applicate attraverso i bisogni da parte della soggettività e dell'oggettività permettono di costruire un reciproco sviluppo.
dal paganesimo finnico abbiamo dedotto che il divino è proiezione delle tensioni che dal circostante giungono all'essere umano. Le tensioni sono elementi attraverso i quali si costruisce l'esistenza. Il movimento è un fare divino in quanto costruisce conoscenza e sviluppo. Il bosco e le coscienze che lo compongono sono coscienze divine. Gli esseri animali sono esseri divini. Dal paganesimo magiaro abbiamo dedotto che il circostante avvolge gli esseri umani chiamandolo a relazionarsi. La chiamata è forte e potente, ma viene recepita dal potere di essere di chi ascolta e dallo specifico potere di essere. I fenomeni che il circostante indirizza agli esseri umani sono delle costanti. La percezione dei fenomeni determina il potere di essere del singolo essere umano e delle popolazioni di cui è parte. Quando si cessa di sviluppare il potere di essere, si costruisce un processo di distruzione degli esseri umani e della popolazione cui appartengono. Dal paganesimo lettone e lituano, per esempio, abbiamo dedotto che l'atmosfera avvolge gli esseri umani e li compenetra. Il cielo è forma e magia. Quando si distrugge la magia che ci circonda, c'è l'orrore della sottomissione. Quando ci si sottomette, non si respira più l'infinito. La contraddizione è vita, la tempesta è forma e magia. L'essere terra è, avvolge il sentire ed è forma e magia. L'essere sole avvolge la vita, è forma e coscienza. Il divenire è intento, intento nella forma e nella magia. Il fuoco è accentratore di coscienza, accentra nella forma e nella magia. Un rito pagano senza il fuoco o senza l'acqua non significano niente. Cosa ci insegna, e per esempio il paganesimo basco, deduciamo, che l'essere terra ancora avvolge il sentire ed è forma e magia. L'essere l'energia vitale è potere di essere che penetra negli esseri, sia dalla materia, cibo, che dalla magia cosciente. La contraddizione è vita e la vita è tempesta. La contraddizione genera vita e la vita genera tempesta. Il principio femminile della vita è l'essenza dell'essere natura. L'essere natura sviluppa il suo potere di essere attraverso il principio femminile. L'impotenza nel vedere, l'incapacità di scegliere, distruggono il divenire, sia nella forma che nella magia. Da come gli esseri umani guardano il mondo, possono costruire il futuro o la loro distruzione, sia nella forma che nella magia. Questi sono principi che abbiamo dedotto. I principi sono tanti altri, ma questi sono principi. Che dici, Francesco? Possono andare come quadro minimo. Esatto, beh. È sempre basilare partire da un punto di riferimento che sia reale, che ci circonda, cioè dagli elementi essenziali per poi utilizzarli. Di conseguenza sono sempre punti di partenza fondamentali, cioè nel senso che il nostro aggancio è sempre la realtà. Questi principi cosa significano? Significa che noi, qualunque cosa faremo nel futuro, non potremo derogare a questi principi. Cioè, il paganesimo non è un dogma su cui costruire una verità o una fede. Il paganesimo è una direzione attraverso la quale gli esseri umani percorrono un sentiero, percorrono un cammino. Per cui, non piegando gli esseri umani a una verità, qualunque cosa incontrano su questo sentiero devono saperla usare, perché le cose si presentano in maniera diversa a seconda di come sono gli esseri umani. E vedremo un attimo. Naturalmente questo non è tutto, esistono un'infinità di cose che ancora non abbiamo capito, altre persone ne capiranno delle ulteriori, altri esseri umani ne capiranno meno di noi, molte immagini sono perdute, così come molti intenti, eppure tutti questi ci circondano, dunque anche se il nome e la forma è perduta, la sua forza ci circonda e nel corso dell'esistenza della specie umana, quella coscienza si relazionerà ancora con i cacciatori di conoscenze e di consapevolezza. Quanto abbiamo appreso ci permette di definire gli altri due canti del mondo. Di due canti del mondo abbiamo già parlato, e sono le descrizioni nella forma e l'io psichistico, o il mondo della percezione, che superando la forma tende a cogliere il mondo per ciò che è, superando i vari veli dell'illusione. Dunque, presentiamo i quattro canti del mondo. Due canti sono legati alla forma e alla descrizione, o alla materia, se vogliamo. Uno del soggetto e l'altro del soggetto con cui ci si relaziona. Due canti appartengono al mondo della percezione o della magia. Uno del soggetto e l'altro del soggetto con cui ci si relaziona. In stregoneria, nel paganesimo, le relazioni non sono mai fra soggettività ed oggettività, ma sempre fra soggettività e soggettività, nel senso che colui con cui ci relazioniamo è una coscienza.
In stregoneria e nel paganesimo le relazioni sono sempre fra divini, sono sempre fra dei, nel reciproco interesse di costruire il cammino nell'eternità dei mutamenti. Bloccami Francesco se non sei d'accordo su quello che sto professando. Dalla prossima trasmissione inseriremo il crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo. Per ora come staticità. In un secondo tempo, e in parte anche contemporaneamente, costruiremo le relazioni all'interno dei quattro canti del mondo attraverso il crogiolo dello stregone. Finito questo lavoro, dovremo essere in grado di chiamare, per nome e cognome, le divinità che ci avvolgono, chiedendo loro di accompagnarci nella sfida, altrimenti, come diceva qualcuno, che se ne vadano alla malora o che se vadano a farsi fottere. Alcune precisazioni per i praticanti del crogiolo. Allora, queste precisazioni le ho aggiunte per precauzione. Abbiamo già detto che chi usa il crogiolo dello stregone gli appaiono molte cose, no? E su queste molte cose ho dovuto discutere con parecchie persone. Allora, voglio che, se qualcuno gli interessa, insomma, che prenda un po' di attenzione a quello che sto dicendo. Quando si fonde il proprio crogiolo con quello dei divini che ci circondano, ci sono quattro effetti da considerare. Questi sono le pseudoallucinazioni, le allucinosi, le illusioni e le allucinazioni. Vediamo un attimo. Le pseudoallucinazioni sono delle rappresentazioni mentali che fa un individuo mentre tenta di forzare la propria percezione. Non sono pericolose. Tendono a forzare gli elementi della percezione. In altre parole, quello che si percepisce lo si rappresenta in maniera diversa. Succede con le immagini mentali quando ci si concentra prima del sognare. È importante davanti a queste sospendere il giudizio. Non hanno nulla di magico, sono elementi che si presentano mentre la persona tenta di sistemare la propria percezione, guardarle ma senza attribuire loro un particolare valore, come i sogni che non si ricordano al mattino. È importante questa predisposizione, perché quello che ci accade non è necessariamente la magia è oltre, è sempre oltre. Vediamo un attimino ancora. Scusate un attimo, per cui ho combinato. Abbiamo ancora le allucinosi. Sono come le pseudoallucinazioni, ma coinvolgono l'intera percezione. L'oggetto percepito ha una sua materialità. In psichiatria si dice che questo tipo di coinvolgimento psichico sia correggibile con la logica e con l'evidenza. In realtà non è correggibile né con la logica né con l'evidenza. Si deve convincere il soggetto che lui, percependo quelle cose, è matto, in quanto quelle cose non esistono. In stregoneria queste si presentano molto spesso. È importante che l'individuo impari molto bene il chiamare le cose col loro vero nome e sappia quando deve inserire questo tipo di percezioni nella sua descrizione e quando non è il caso di inserirle. Ad esempio, se io nel sognare mi getto da un palazzo per volare, questo non lo faccio nella vita di tutti i giorni. Devo sapere esattamente quando sono presente nella vita di tutti i giorni e quando sto sognando. Devo imparare a chiedermi il perché delle cose e a sospendere il giudizio. In pratica devo sapere leggere esattamente la mia vita, le mie cose. Non devo essere io servo delle sensazioni, ma le sensazioni devono essere il mio servizio. E questa è la disciplina dello stregone, e la disciplina anche di un uomo qualunque, di un pagano. Illusioni. L'illusione è una percezione di fenomeni diversi dall'oggetto, da quelli della realtà normale, un ampliamento o una diversa percezione dell'oggetto. Il vedere la Madonna è una forma di illusione, in quanto si percepisce qualche cosa, ma ci si illude che quel qualche cosa coincida col proprio pensato. Il condizionamento educazionale guida la propria percezione costruendo l'illusione. Anche in questo caso, il chiamare le cose col loro vero nome e la sospensione del giudizio permette di mantenere il distacco fra la sensazione e il coinvolgimento in essa. Le illusioni in psichiatria possono assumere carattere delirante e sfuggono a qualsiasi logica, infatti è una logica soggettiva, come accade a tutti quelli che credono in Dio. Sono talmente condizionati dalla sua esistenza che sono disposti a qualsiasi porcheria pur di affermarne la credenza. Affermare l'esistenza di Dio è una forma di delirio psichiatrico e deve essere trattato in quel modo. Dal momento che le illusioni sono effetto del condizionamento educazionale, vengono protette e difese fin tanto che confermano gli individui sottomessi al comando sociale, anche se alla fine distruggono l'individuo stesso.
La quarta è l'allucinazione. L'allucinazione è la percezione di un oggetto senza la presenza dell'oggetto. È considerata talmente coinvolgente da assumere caratteri di fisicità e di distorsione o proiezione spaziale esterna al corpo. I caratteri allucinatori si distinguono da altre forme percettive in quanto hanno al loro centro nella logica il soggetto e nella logica, nell'evidenza, è in grado di sottrarre l'individuo agli effetti e questi assumono carattere di autoriferimento e autoesaltazione. L'individuo con caratteri allucinatori è inviato di Dio o il messaggero della Madonna o qualcos'altro del genere. L'individuo che ha le allucinazioni è al centro del mondo. L'individuo che ha le allucinazioni si ritiene figlio dell'unico Dio inviato a scendere sulle nubi alla destra del Padre. Le allucinazioni possono essere curate soltanto attraverso la farmacologia. Pseudoallucinazioni, allucinosi, illusioni e allucinazioni hanno carattere psichiatrico quando l'individuo viene afferrato dalle sensazioni e da queste viene sottomesso. In pratica, quando l'individuo vive in funzione delle sue pseudoallucinazioni, allucinosi, illusioni o allucinazioni, quando l'individuo sottomette se stesso a questi effetti, può uscire soltanto con la farmacologia che inibisce i recettori cerebrali. In pratica, cosa succede? Che quando uno si sottomette alle proprie illusioni, si sottomette al punto tale che a un certo punto non è più in grado di venirne fuori. La farmacologia non fa altro che distruggere una parte della sua percezione cerebrale. Però o l'individuo si suicida o così, insomma, non è che ci siano tanti mezzi. Cioè la sconfitta della persona passa attraverso un sacco di cose. Però se la persona è disciplinata e sa distinguere continuamente quello che gli succede, sa separare i vari momenti della sua vita, allora non si fa sottomettere a questo tipo di sensazioni e riesce a padroneggiarle. Un discorso diverso è quando l'individuo, pur possedendo quegli effetti, ed è il discorso che sto facendo adesso, riesce a sospendere il giudizio, dividere gli effetti dalla realtà. In pratica, quando l'individuo riesce a padroneggiarne gli effetti, può usare questi come stimolazione a costruire il proprio divenire e non a distruggersi. La distruzione dell'individuo non è data dagli effetti percettivi, ma dal suo condizionamento educazionale che gli impone la sottomissione a quelle sensazioni, costringendolo a piegare la sua vita in funzione di queste. Nelle pratiche africane vediamo come queste vengono usate dalla tribù, cioè la tribù usa per esempio la percezione, l'alterazione della percezione come un patrimonio della tribù. Ne prende cura, appunto, cioè proprio la utilizza e anzi la incoraggia, cioè non va mai a scoraggiare nessuna esperienza di nessun membro della comunità, e anzi tante immagini vengono prese proprio come serbatoio di energia per tutta quanta la comunità. Perché questo? Perché diventa un patrimonio del sistema sociale, mentre invece nei nostri sistemi sociali questi vengono visti con sospetto, proprio perché se l'individuo è disciplinato ha delle concezioni diverse della vita, delle concezioni diverse dell'universo, delle concezioni diverse del mondo. Se l'individuo non è disciplinato, fa perdere il sistema sociale, il comando sociale, la sua forza lavoro. Sì, difatti in una società, diciamo, occidentale si tende più a vagliare se quello che ha visto una persona possa essere inquadrato, accettato, discusso, vagliato, testato, e che quanto deve vedere. E di conseguenza si crea una discussione sul come affrontare le cose, su come utilizzarle, se sono vere o no. In una, diciamo, comunità più piccola, tipo nelle comunità più primitive di adesso, che succede? Se qualcuno vede qualcosa, questo non è un problema, anzi è un arricchimento del bagaglio della comunità, e la comunità non sta a discutere su cosa ha visto e su cosa non ha visto, ma sta come utilizzare quello che ha visto per tutto il beneficio di tutta la comunità. Esatto. Infatti non tutti gli esseri umani percepiscono le stesse cose. Allora, se siamo in due a percepire delle cose diverse, possiamo arricchirci entrambi. Questo è il concetto. Se invece io voglio comandare qualcuno o voglio essere padrone di qualcuno, come quello percepisce una cosa, gli do uno sganassone perché lui non se lo deve permettere. Questo in soldoni è il discorso. Il classico scontro, appunto, fra politeismo e monoteismo. Esatto. Cioè, nel senso che se uno è politeista, accetta tutte quante le cose, le può utilizzare, possono non piacere, però sa che ci sono e vanno utilizzate e vanno confrontate. O monoteista le rifiuta e tende a nascondere o a distruggerle. Esatto.
Paranoia e schizofrenia sono prodotte dalla sottomissione della percezione che, accompagnata dalla mancanza di autodisciplina, porta alla distruzione della persona. Se un individuo vede la Madonna, può sia mettersi in ginocchio che sospendere il giudizio. Se si mette in ginocchio, distrugge il suo divenire. Se sospende il giudizio, costringerà la sua percezione a superare il condizionamento educazionale per giungere alla percezione dell'oggetto in sé o per eliminare l'eventuale illusione. Il crogiolo dello stregone permette di fare questo, ricordando come, mentre il condizionamento educazionale e la sottomissione sono imposti mediante la forza, e ne parleremo in modo più appropriato quando parleremo del crogiolo del male. Io ci sto lavorando ormai da 15 giorni, ho già disfatto la mia libreria, biblioteca, ho messo i libri dietro davanti, lì davanti dietro, per riuscire a preparare questo. E l'uscita dalla sottomissione invece è un atto di volontà soggettiva, di determinazione dell'individuo. Cioè, io non posso liberare una persona, posso sottomettere una persona, ma non liberare una persona. La persona, la forza della liberazione deve trovare dentro di sé. Esatto, se uno vuole essere lo schiavo sarà uno schiavo. Cioè, infatti, perché appunto la Chiesa Cattolica o le religioni monoteiste sono così forti? Perché trovano gente che è disposta a tutto pur di essere schiava, di essere sottomessa. Cioè, accetta la sottomissione, nel senso che la sottomissione può essere imposta, può essere realizzata, ed è concreta ed è fattibile. Imporre la libertà è una cosa praticamente impossibile, cioè nel senso, se uno sceglie di essere uno schiavo, di essere un sottomesso, sarà un sottomesso per quanto possa essere inserito in una società che tende a liberarlo. Infatti, infatti anche se a volte levi le barriere giuridiche, no? Dici, il divorzio adesso è permesso, cioè non è più proibito, no? Lo stesso tempo tu hai delle remore morali, sì, ad affrontare questa, perché sei stato condizionato, per cui occorre molto tempo prima che entri nella mentalità che il divorzio si può fare. Ma adesso dico il divorzio, ma vale per qualsiasi altra cosa, sempre qualsiasi cosa appunto non inserisce, cioè loro pongono sempre, chiaramente i monoteisti pongono un limite, cioè pongono un numero, pongono una misurazione delle cose, di conseguenza tutto può essere misurato, e chi detiene questo metro? Lo detiene Dio. Siccome Dio non si sa dove c'è, si è disperso, non trova più la strada per arrivare su questo mondo, io ne sono ho la deroga da Dio e ti posso misurare quello che voglio. Perfetto. La pratica del crogiolo può costruire il divenire, anche se in maniera diversa, individuo da individuo, mentre si può chiamare, aspetta un attimo, da individuo a individuo, mentre lo si pratica, si può chiamare a sé i crogioli degli esseri divini che ci circondano e che ci permettono di seguire la via per dilatarci nell'oggettività, sottraendoci da ogni forma di credenza illusoria e sottomissione. A questo punto ci sono tre vie che percorreremo per sviluppare il percorso delle trasmissioni. Allora, abbiamo tre vie davanti a noi, Francesco. Inseriremo il crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo. E questa è una cosa che è un lavoraccio che stiamo facendo. Il secondo, svilupperemo i principi del paganesimo partendo da quanto abbiamo imparato nell'analisi dei paganesimi. E questo è un lavoro che ha da venire. ha da venire tanti qui lavori. E comincerò a sviluppare il crogiolo del male. Io adesso mi fermo qualche minuto, lascio a Francesco che vi parlerà della conferenza e di altre due o tre cosette che stiamo preparando, eccetera. Dopodiché farò un po' di rassegna stampa prima di dare via le telefonate. Sì, io voglio sempre ricordare appunto che abbiamo... saluto gli ascoltatori, perché era un periodo che mancavo, di conseguenza è un po' che non mi sentite. Il lavoro, sono pieno di lavoro anch'io, Francesco. Come dice qualcuno, fatta, nato un lavoro per farti perdere tempo, forse la cosa è vera come battuta, insomma. Allora, io voglio ricordare appunto alcune cose importanti. Finalmente abbiamo realizzato le opere di Claudio Simeoni in edizione economica. Se le volete comprarle solo dall'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, perché io non le fornisco più. Ecco, tenendo conto che sono in edizione economica, cioè nel senso che costano, a parte Gesù di Nazareth e l'infamia umana, che è il libro più corposo, costano tutte quante sulle 15.000 lire, sono stampate in formato A3, appunto per fare economia anche di carta. Comunque chi è interessato basta che scriva e ci metteremo d'accordo appunto sulla spedizione, sul mezzo e anche sull'importo delle opere. Ecco, tutte le quattro opere, tranne che Il sistema della filosofia aperta, che il nostro autore ha preferito ancora mantenere in riserva. No, perché spiego perché questo, cioè analisi di tutti i concetti filosofici dai Kant fino ad oggi, no?
che devo analizzare come si svolgono alcune cose adesso, perché non vorrei che qualcuno stia preparando dei nuovi roghi. Allora, mi interessa mettere a punto anche alcune concezioni filosofiche abbastanza più reali, più materialiste, diciamo, più attuali, però vorrei staccarle un attimino dal discorso religioso. Allora è un discorso un po' più delicato, se Francesco. Sì, ma infatti. Allora, io ricordo appunto che il 7 febbraio 98, alle ore 18:30 a Palazzo Nigo, in Corso del Popolo 29 a Treviso, terremo una conferenza, io e Claudio, appunto, su paganesimo, magia, stregoneria come liberazione dall'oppressione cristiana. La conferenza è libera, è aperta a tutti, tutti possono intervenire, possono sia assistere, sia porre delle domande, sia aprire un dibattito. Ricordo appunto sempre che il ciclo di trasmissione fatte da Claudio, il crogiolo dello stregone, è stato pubblicato nel numero di dicembre di Studi Politeisti come numero monografico. Chi è interessato, troveremo un sistema anche di casomai di porlo in vendita qui presso i locali della cooperativa, in maniera tale che qualcuno che non voglia scrivere li trova in maniera più comoda. Comunque sono cose che queste si andranno a vedere. Ecco, io volevo appunto aggiungere un qualcosa a quello che aveva detto Claudio. Claudio appunto parlava prima, ricordo che chi volesse intervenire in questo momento può anche intervenire. Ricordo, prendiamo subito le telefonate. Sì, le prendiamo 049 700 700, del telefonate vanno in diretta e qualcuno se deve porre delle domande le può porre tranquillamente. Però sospendo un attimo il discorso dell'integrazione di Claudio, io voglio fare un altro accenno a un fatto. Noi poniamo sempre l'accenno alla pericolosità del sistema dei monoteisti e del sistema dei cristiani. Per fare un esempio, noi diciamo che il monoteismo, che è rappresentato dal cristianesimo, dall'islam e dall'ebraismo, sono pericolosi. Ne abbiamo degli esempi concreti. Abbiamo ad esempio dato per dire, da poco, questo mese, il Parlamento israeliano ha autorizzato la tortura sui prigionieri palestinesi. Quello che può combattere un fondamentalismo di tipo islamico, lo vediamo in Algeria, penso che non ci sia molto da aggiungere a una simile cosa, e di conseguenza questo qua è già significativo. Sappiamo benissimo che ci possono essere molte cose che coprono queste stragi, però sappiamo anche, come dicono gente che vive in Algeria, che all'interno di questi integralisti islamici esiste una fazione che si chiama delle persone che sono arrabbiate con Allah perché non le fa vincere. Dice: come noi siamo il partito di Dio, noi rappresentiamo Dio e Dio non ci fa vincere e non ci fa convincere la gente, di conseguenza loro sono adirate con Allah. Addirittura alcuni di questi integralisti arrivano al punto di tagliarsi un dito perché dicono che le preghiere rituali fatte da Allah vanno fatte usando un certo dito della mano, e loro per la rabbia verso Allah arrivano al punto di mutilarsi pur di farlo intervenire a loro favore. Logicamente l'Allah, il Geova e Cristo, Dio, non esistono e non potranno mai intervenire. L'unica cosa che loro ci possono, diciamo, regalare o dare a questo mondo sono soltanto orrore, stragi e violenza. E già il fatto significativo che loro non attacchino l'esercito, la polizia, ma che attacchino la popolazione civile, il fatto stesso dei metodi che vengono utilizzati per uccidere le persone, siccome loro sono convinti che ci sarà un giudizio e chi non sarà integro nel corpo non arriverà al giudizio, arrivano a sgozzare le persone, questo già dimostra la pericolosità di un'organizzazione di tipo fondamentalista, di tipo monoteista musulmano. Ti ripeto, in Israele hanno autorizzato la tortura sui prigionieri palestinesi per avere informazioni, ed è uno Stato che si richiama ai principi fondamentali dell'ebraismo, del monoteismo. Basta pensare che sono arrivati fino al punto di... hanno speso 300 milioni di dollari in Israele per realizzare un pannolino che fosse possibile utilizzare dalle persone fondamentaliste. Cioè, nel senso, siccome il sabato non si deve commettere sforzo fisico, il tirare l'adesivo di un pannolino di un bambino è considerato uno sforzo fisico. Di conseguenza c'era un problema di come fare. E le industrie italiane hanno speso 300 milioni di dollari per trovare un sistema di aggancio che fosse diverso da un adesivo e che non comportasse sforzo fisico. Allora, provate a pensare l'assurdità, cioè noi ci andiamo a ridere, ma provate a pensare a portare questo principio all'estremo, dove si può arrivare, cioè nel senso che possono benissimo bruciarti su un rogo perché in mente vai a fare una passeggiata di sabato. Cioè, noi ci possiamo ridere come sono stupidi a spendere 300 milioni, però io mi ricordo sempre cosa diceva, ho avuto l'occasione di sentire un magistrato di area cattolica, e lui diceva, esistono le leggi, per quanto assurde siano, non dovete pensare che siano stupide e ridicole, che non vengano applicate. Le leggi, per quanto stupide, il fatto che vengano create, che vengono poste, porrongono la condizione e pongono la possibilità e danno la possibilità di creare qualcosa. Perciò una norma, quando viene applicata, viene creata. Può essere non applicata subito, ma introduce nel sistema giuridico
e i monoteisti. Il concetto. Di conseguenza, col tempo, le persone si abituano a questo concetto e alla fine qualsiasi concetto, per quanto astruso, per quanto pericoloso, per quanto innocuo che possa sembrare adesso, fra 20 anni diventerà una norma fortissima. E infatti questo è il punto del pericolo, perché i cattolici, i monoteisti, i cristiani, islamici, gli ebrei tendono a introdurre concetti molto forti e poi passano sotto silenzio perché non possono essere toccati, perché siamo vicini al giubileo, il Papa sembra che chieda scusa a tutti quanti, che poi non è vero, e di conseguenza bisogna non alterare questo sistema. Però i cattolici nel frattempo sfruttano questa possibilità, questo varco offerto, per introdurre dei principi. Vogliamo fare un esempio concreto. Io comunque premetto che non voglio aprire un dibattito sulla droga o una discussione sulla droga, voglio soltanto... Anzi, verrà bloccata. Verrà bloccata. Cioè, a me non interessa il problema in se stesso, ma porre in risalto il metodo con cui un fatto viene affrontato. Allora, su un quotidiano non piccolo, non parlo di un bollettino parrocchiale di Cadoneghe o di qualche altra parrocchia, sul Corriere della Sera del 12 gennaio 98, cioè non 2000 anni fa o 500 anni fa, un autore cattolico, uno scrittore che è Vittorio Messori, che non è uno stupido, cioè che nel senso, dal punto di vista anche dell'ambiente culturale cattolico, è fondamentale ed è considerato un elemento portante, cioè che lui bisogna riconoscergli una grande manifestazione del suo essere all'interno di quella cultura, che si possa chiamare cultura, è tutto da discutere. Lui propone la censura. Lui dice: bisogna porre l'embargo sulle chiacchiere che si fanno intorno sulla droga, testuale. Si operi, ma nel silenzio, per 3 anni è vietato pronunciare sui mass media la parola droga. Gli chiedono se ha paura della censura, lui risponde, non ho paura di questa parola, censura, ma quella che propongo io è a tempo, garantita da leggi implacabili, in tribunale ogni buonista che infrange il divieto. Cioè lui propone il tribunale per chi dovesse avere il coraggio su mass media di utilizzare la parola droga, non perché spaccia droga, ma solo perché ne parla. E lui disse: ma per cosa si deve ottenere, cosa devono fare i cristiani per questo problema? Fa il dovere del cristiano riproporre il Dio cristiano come definitivo tappabuchi. Cioè, questo penso che sia significativo. Queste sono parole testuali. Se ognuno si prende il Corriere della Sera del 12 gennaio, lunedì, e va a pagina 3, trova questa intervista. E di conseguenza questo è già significativo di come si pone il problema. Cioè, esiste un problema, vediamo di affrontarlo, vediamo le proposte, vediamo di cambiare la cultura. No, proibiamo che se ne parli del problema. E chi ne parla del problema, non chi tende il sol, chi solo ne parla, in tribunale è processato. In questo punto possono dire: ti processiamo perché dice la parola droga. Fra 20 anni cosa possono fare? I roghi. E questa è la differenza fra paganesimo e religioni rivelate, no? Cioè, sì. Mentre le religioni rivelate risolvono i problemi con la galera. Cioè, se tu fai una cosa, io ti metto in galera finché tu quella cosa cessi di farla, perché a me non va che tu la faccia. Se la cosa in sé costituisce un problema per il paganesimo, si tratta innanzitutto di rimuovere le cause che producono quella cosa, prima di tutto se esistono cause. Dopodiché salvaguardare la soggettività dell'individuo, qualsiasi essa sia, ricordando che comunque quella soggettività è una risposta delle cause e a delle condizioni. E in terzo luogo costruire un progetto affinché questo sparisca nel giro di 20, 30, 40, 50, 100 anni. Cioè costruire un percorso di cambiamento. Questi sono i metodi diversi che ha il paganesimo e il cristianesimo per affrontare le cose. Cioè, per il cristiano tu sei tu malvagio e sei tu che devi andare in galera. Anche se pronuncia parole, cioè qualsiasi cosa loro si inventino. Per il paganesimo, invece, le cose vanno cambiate eventualmente modificando le cause che le producono o individuando e modificando le cause. Questi sono i due modi di affrontare le cose. Perché questo? Perché il cristianesimo è una setta separata dal sistema sociale, cioè il sistema sociale non gliene frega assolutamente niente, vuole solo metterlo in ginocchio. Il pagano, invece, si considera parte integrante di questo sistema sociale e considera questo sistema sociale prezioso. Un'ultima cosa prima di lasciare la parola a Francesco. Quello che lui, Francesco, diceva prima di introdurre
delle variabili, che i cristiani stanno producendo delle variabili, anche noi abbiamo introdotto una variabile. Infatti noi abbiamo detto: perché stiamo parlando alla radio, perché diffondiamo il nostro pensiero, perché per noi il Dio dei cristiani è il macellaio di Sodoma e Gomorra, perché il loro profeta ufficiale è il patto di Nazareth. Noi siamo costretti a fare questo e a dire questo, non siamo costretti, dall'articolo 4, comma secondo della Costituzione, che recita che ogni individuo deve partecipare al progresso morale, etico, economico della nazione, per cui noi non ci possiamo tirare indietro perché ce lo obbliga la Costituzione. Bene, questo modo di concepire la Costituzione come parte costruttiva del sistema sociale è stato sempre lasciato in ombra, è stato sempre lasciato nascosto dal cristianesimo. Cioè, esatto. La Democrazia Cristiana tutti questi anni ha fatto questo. È stato un braccio politico del Vaticano. Praticamente, per esempio, tutto quello che è l'assistenza sociale lo ha delegato alla Chiesa, cioè lo ha ceduto in blocco, e questo in sé è abbastanza, lascia molto a desiderare. Ecco, riprendiamo il discorso, cioè sempre su questo argomento che può sembrare appunto, secondo me, è solo una dichiarazione, ma l'importante sono anche le dichiarazioni, cioè nel senso che quando si introducono i dibattiti in una certa direzione, le conseguenze sono sempre tragiche, cioè nel senso, quando si parla di censura, si parla di carcere per chi parlerà di qualcosa, e quando dice che bisogna usare il Dio cristiano per trovare il tappabuchi finale, cioè nel senso, io non dirò mai che una società troverà la soluzione finale e totalitaria, io dico che la società dovrà adeguarsi alle necessità che andrà avanti, perché appunto la società dipende, o una comunità o l'individuo dipende sia dalla sua situazione sia dalla situazione circostante. Un individuo può modificare la sua situazione, però non può modificare del tutto la situazione circostante. E sarebbe più facile in un ambiente pagano in cui le forze sono maggiori, in cui la libertà è maggiore. C'è più partecipazione. Sì, certo. Nel senso che anche la mentalità, come si pone, è diversa, di conseguenza i meccanismi sono totalmente diversi da un stack di tipo monoteista. Però questi qua appunto introducono questo principio, e questo principio vale in logiche conseguenze, perché si arriverà lì. Perché è quello che vogliono arrivare. Per fare un esempio, noi passiamo a un argomento un attimino più leggero. Chi si occupa un attimino di storia greca o di mitologia sa che sulle divinità esistono una serie di racconti, dai più stupidi ai più divertenti, ai più bizzarri, ai più strani, eppure un pagano non se ne fa problema, cioè nel senso, se un dio viene preso in giro, se viene usato a scopo di divertimento, se viene criticato, e se compie qualcosa, il pagano è libero di criticarlo, può anche modificare la storia, cioè nel senso, se la sua sensibilità verso questa divinità è diversa, il pagano può introdurre una storia, un suo mito, può introdurre un suo racconto, e nessuno andrà a gridargli che è un eretico, cioè nel senso, nessuno dirà: tu che racconti questa cosa sugli dèi sei un eretico perché non rispetti l'ortodossia. No, dirà: hai avuto una percezione della divinità di questo tipo, di conseguenza questa tua percezione fa parte della natura delle cose, in quanto il paganesimo è soprattutto immagini, che siano immagini reali e psichiche, è una realtà che sono andato a creare, di conseguenza noi ne prendiamo atto e chi vorrà potrà sentirsi affine a te. Il problema è chiuso qua. Di conseguenza si possono fare, ad esempio, i cartoni animati con le divinità greche, si possono divertire, si possono fare le battute. Questa è mia, sì. Questa è mia. Sì, no, ma di conseguenza si possono fare, ad esempio, i missili che vanno sulla Luna che si chiamano Apollo, e nessun pagano si trova nulla da ridire. Cioè, io non so se avessero chiamato il missile che andava sulla Luna Gesù Cristo, se i fondamentalisti cristiani avessero accettato senza problemi questa cosa. Facciamo un piccolo esempio, forse dopo lo integrerà anche Claudio. Vogliono fare un'opera a cartoni animati su un personaggio un po' stupido che è Mosè. Benissimo, questo copione, allora, quando alla NASA decidevano di dare un nome a un missile, chiamavano Apollo, non c'era nessun problema. Bene, per fare un cartone animato su Mosè si è voluto l'approvazione di 360 religiosi, cioè per fare un cartone animato. Cioè, non so se vi rendete conto, cioè nel senso che se per fare un cartone animato destinato ai bambini, che non deve portare nessun valore particolare, tranne che il divertimento o una storia edificante, se vogliamo metterla così, sarebbe soltanto il sceneggiatore o la società che lo fa. No, c'è stato l'obbligo per far, come parlava di Mosè, che 360 religiosi andessero a valutare il copione. Nonostante questo, e riporto sempre dal Corriere della Sera, disse: fa cattolici divisi, bene se eviteranno banalità. Però c'è qualcuno che è ancora più contrario, ed è sempre il nostro messaggio che dice: sono contrario a film fiction, romanzi tratti dalla Bibbia. E gli chiedono perché. Perché sulle sacre scritture gravava già il sospetto che si tratti di un'opera narrativa e non storica. Pertanto qualunque elaborazione cinematografica o letteraria non può conformare questo sospetto,
che la Bibbia sia in fondo una bella favola, che sia poi una bella favola, è tutto da contestare. L'abbiamo già dimostrato abbondantemente, dai. In cui poter ricamare la storicità, e lui ripete sempre, la storicità essenziale per la fede. Se crollassero le figure della Bibbia, la mia fede si dissolverebbe. Infatti non... Vabbè. Questo è... Ecco, facciamo un esempio. Noi non ci interessa documentare tante volte la storicità della Bibbia o di testi sacri, per darne, cioè, perché sono degli strumenti che vengono adeguati al momento e alla situazione. Ciao Marco. Ciao anche a Francesco. Ciao. A proposito di storicità dei libri sacri, no? Io vorrei sapere se qualcuno sta ascoltando, se mi dà una conferma, perché io ho letto da qualche parte che uno ha fatto degli studi, no? Sui racconti storici del Vangelo, e sembra che mettendo un po', facendo il lavoro di unificare certi tasselli, no? Prendendo da un evangelista qualche cosa, da un altro evangelista qualche cosa d'altro, ne è venuto fuori che dal Vangelo risulta che storicamente, no, Gesù non sarebbe di Nazareth, ma sarebbe di un'altra città, dall'altra parte del lago, di Kinneret, qua è messo, credo che sia, e sarebbe di Gamala. La città di Gamala è una città posta su una... Io spero che sia di Cadone, comunque. No, tu parlavi di Francesco, di storicità, no? Sì. Cioè, e allora, se ci si può salvare un po', no? Dicendo che i Vangeli hanno raccontato almeno qualche cosa che storicamente sia valida, allora bisognerebbe sapere se il lavoro fatto da questo signore è esatto. No, ma Marco, la difficoltà, dimmi. La difficoltà sta nel fatto... Mi senti? Dimmi, sì. Perfetto, la difficoltà sta nel fatto che di Gesù ne esistono almeno una decina. E il bello è che ne esistono anche sia di Esseni, che sono i più porci, sia anche dei maestri che sono pagani. Cioè, il termine Gesù sembra sia stato un termine generico per definire tante cose. Ma tanti a quel tempo si chiamavano Gesù. Sì, anche sì, no, ma Marco, ti faccio un semplice esempio. Se uno dei comandamenti, io non li so contare perché mi sono dimenticato, c'è un comandamento che diceva una volta non formicare. Ma non formicare, nel senso con le formiche, che dissero qualcuno fa. No, con la M. Ma cosa era questo formicare? Con la N come cioè, Napoli, non formicare. Da dove arriva questo comandamento? Sai? Perché formicare, se tu sei in falegname, puoi pensare anche di fare un mobile senza usare la formica. Non adoperare la formica. La formica. Ma è con la N. Questo formicare viene dal latino fornix. Sì. E fornix erano gli archi del Colosseo in cui si andavano a nascondere le coppiette. E di conseguenza i preti guardoni di Roma vedevano che le coppiette andavano dentro il Colosseo per avere un'intimità e hanno messo nel comandamento a non fornicare, cioè nel senso che non è necessario dimostrare la storicità, è necessario dimostrare l'uso per il dominio di questa cosa, cioè nel senso non fornicare, cioè che vuol dire non fornicare? Certo. È un uso storico, continuo, politico di dominio e base. No, ho capito, ma siccome mi interessava questo particolare, perché poi insomma... E viene fuori anche Perché ne aggiungo un'altra, hanno fatto una scoperta archeologica di recente e ricostruendo le date hanno trovato che ad esempio quando gli ebrei arrivarono a Gerico e secondo loro con le trombe buttarono giù le mura della città, praticamente quella città in quel periodo erano solo rovine. Cioè, questa è una documentazione recentissima, una scoperta. Ma vedi Francesco, siccome però per esempio dal Vangelo di Matteo, no? Vangelo, insomma, da quello che ha scritto Matteo, al capitolo 13, versetto 1, è scritto chiaramente, anche io direi quasi dando ragione a questo signore che ha fatto questa indagine, è scritto così, e comincia così il capitolo 13, quel giorno Gesù uscì di casa e si sedette in riva al mare. Ah. E allora dice lui, ma Cristo dice, se questo stava a Nazareth, dice io ci sono stato e sorge su una collina molto dolce, eccetera, quindi non c'è niente di scosceso, no? 13 versetto 1, quindi dice qua i Vangeli dicono chiaramente insomma le cose e danno ragione a me. Quindi, ma arriva al lago? Sì, quel giorno dice Gesù uscì di casa e si sedette in riva al mare. No, al lago? Sì, no, ma... Dice il lago? No, ma comunque qua è scritto... la controversia sul mare di Tiberiade. Io ho il Vangelo delle edizioni di Ogni Anno di Bologna. Scusa, io ho quello tradotto da Aramaico che dice lago.
Mentre ti guardo gli altri Vangeli? No, però siccome alcune traduzioni che parlano del lago di Tiberiade o di mare di Tiberiade, e che lì c'è una controversia, comunque se praticamente la funzione sarebbe riferita al lago. Un attimo, 13, noi è un lago. Loro per esempio hanno la pozzanghera, la chiamano Mar Morto, che in fondo è una pozzanghera salata, poi sono anche i pesci e considero Mar Morto. Quel giorno si mette in riva al mare, hai ragione. In riva al mare. Aspetta, sulla Bibbia ufficiale, quella della CEI, dice mare. È vero? Ecco, vedi. È vero? E allora cosa dobbiamo concludere? Bisogna vedere qual è la traduzione esatta, comunque sono fatti loro, dai. Poi ti ricordi quando hai scritto anche nei Vangeli che appena l'hanno sentito predicare eccetera e dice questo, all'udire queste cose tutti nella sinagoga furono pieni di sdegno, sì. Si levarono, lo cacciarono fuori dalla città e lo condussero fin sul ciglio del monte sul quale la loro città era situata per gettarlo giù dal precipizio, ma egli passando in mezzo a loro se ne andò. Ma questo è San Giovanni o Luca, aspetta che ti dico subito chi è questo, 20, è Luca 4, 28, 30. Ma Luca sì, ma Luca dice queste porcherie. Ah, insomma. Sì, non è attendibile Luca. No, niente. Comunque Luca dà ragione sempre a quello che ti ho detto. Ma attendibile che puoi immaginare, persona. Che ti ho detto io, cioè la ricerca delle città, della sua città di origine, sembra che sia Gamala, in questo caso è riconosciuto come Gama, perché riporta anche, leggiamo allora, dice questo passo dalla guerra giudaica di Giuseppe Flavio e descrive proprio questa città. Quindi questa città, come è descritta così a pezzettini, no, nei Vangeli, corrisponde perfettamente a Gamala, e Gamala è descritta perfettamente nella guerra giudaica di Giuseppe Flavio. Tu hai sentito la trasmissione che ho fatto che ho fatto a Natale? Penso di sì qualche cosa probabilmente, adesso non mi ricordo se ero a casa o se ero via. Mi sembra che ti ho sentito quando ho detto che Adone, dove c'è il tempio sulla Natività, no? Che hanno fatto a Betlemme, c'era un bosco sacro, un tempietto dedicato ad Adone. Ah, bravo, sì. Hai sentito? Comunque questo è reale, eh? A proposito, sai, credo che sia una chiesa, non so se è in Francia o in Italia, che c'era una statua in marmo di un bambino raffigurante quella di lui l'hai visto? Sì, che credevano fosse Gesù, era l'amore, era in Spagna. Era il dio dell'amore romano. Sì. Era in Spagna, lo usavano i templari. Ah, in Spagna, ecco. I templari di loro, sì, che ho visto qualche cosa sui templari. Sì, sì. Hai visto la rosa alla chiesa, che in realtà è una stella a cinque punte? Sì, sì, vale, è stato bellissimo Incredibile, No, ma il colmo è che quella statua avrebbe fatto dei miracoli adesso. E come facciamo a stabilire di chi sono questi miracoli? Vero? Lo lascio a voi questo quesito. Vi saluto. Ciao Marco, ciao. Marco ha perfettamente ragione, cioè dirà poi le interpretazioni sono tantissime sul Gesù di Nazareth, perché in realtà il termine Gesù era un termine generico per definire, per esempio, il Cristo era il venditore di unguenti, no? Cioè Cristo è il venditore di unguenti letteralmente, per cui ce ne sono tanti modelli e ognuno ha usato il suo modello in base alla sua visione. Pertanto, se nei Vangeli ufficiali abbiamo la visione del possesso degli individui, cioè Gesù come padrone degli individui, in altri Vangeli che sono finiti sotto la sabbia del deserto, che hanno invece un'origine più... Sento il numero telefonico. Adesso metto la pubblicità e poi cominciamo la rassegna stampa. D'accordo. Se qualcuno vuole chiamare, comunque... Sabato 7 febbraio. 98 alle ore 18:30, una cosa molto bellina e simpatica che vogliamo proprio pubblicizzare. A Treviso, presso Palazzo Onigo, in Corso del Popolo 29, proprio in centro, una conferenza straordinaria e molto stimolante per tutti quelli che si sentono alla ricerca di qualcosa. Il nostro Claudio Simeoni presenterà il tema magia, stregoneria, paganesimo come liberazione dall'oppressione cristiana. Tutti possono partecipare liberamente.
e portare il proprio contributo di idee e di esperienza al dibattito che seguirà all'esposizione. Allora l'appuntamento è per il giorno 7 di febbraio a Treviso presso il Palazzo Onigo, proprio in centro, in Corso del Popolo numero 29, alle ore 18.30, quindi preparatevi magari a saltare la cena. Ah, non si paga per entrare e neanche per uscire. Magia, stregoneria, paganesimo come liberazione dall'oppressione cristiana. E ripeto ancora e concludo, sabato 7 febbraio alle ore 18.30 a Treviso, Palazzo Onigo in Corso del Popolo. Se volete avere ulteriori informazioni telefonate allo 041 933 185. Ripeto, per ulteriori informazioni per questo bellissimo incontro, 933 185 041. Magia, stregoneria, paganesimo come liberazione dall'oppressione cristiana. Ed è un bel appuntamento per tutti. Allora mi è stata data una comunicazione di servizio che ringrazio. Dunque noi possiamo andare avanti un altro pochino senza nessun problema, per cui andremo avanti. Ossia, miseria, cosa succede qua, amico mio? Dai, eccolo qua, stop. E allora, beh, ricordo il numero telefonico che è 049 700 700. E noi andremo avanti con la trasmissione un'altra mezz'oretta circa, e poi metteremo su una cassetta registrata di Mario, perché sembra che Mario non possa venire e ci lasciano un campo libero, per cui preparatevi a assorbirvi magia, stregoneria e paganesimo. Pronto? Sì, ciao. Mi senti, Claudio? Io ti sento benissimo. Sì, anch'io. Perfetto. Sì, più alla radio che altro. Sì, ma mi senti per telefono? No, alla radio. Va bene. Beh, comunque. Dimmi tutto. Non so, io sono arrivata che sentivo l'intervento di mi pare di quel signore che si chiama Marco. Sì. E non ho afferrato bene tutto il discorso, però volevo dire questo, rilevo che per quanto riguarda Gesù di Nazareth, mi sembra, no? Sì, ma è stato introdotto da Marco, Cioè, cosa diceva? No, io ho letto una cosa strana. Dimmi, cosa hai letto? No, purtroppo non ho, guarda che ti sento per radio, Sì, sì, dimmi quello che hai letto. Purtroppo non ho il giornale sotto mano, per cui non sarò molto esatta. Non però più o meno è una cosa veramente, veramente da rimanere. Che Gesù di Nazareth, devo abbassare? No, ma purtroppo non siamo messi molto bene, dimmi dai. Che Gesù di Nazareth era, cioè non era il figlio, quello che si crede, eccetera, eccetera, ma era una persona molto colta, appartenente alla classe media, che parlava tre lingue. Ah, sì, l'ho detto anch'io questa. A lei figlio di architetto, sì, sì. Sì, e non è che il Vaticano abbia smentito questo, hanno detto che sì, che va bene, insomma. C'è un'operazione di devastazione della memoria. Sì, una cosa incredibile. Comunque, volevo dirvi un'altra cosa. Ho sentito parlare della New Age. Sì. Ecco, adesso non vi sento più. Adesso mi senti? Aspetta, mi senti? Sì. Ecco, ho girato anche la cassetta. Perfetto. Allora, avete sentito parlare della New Age? Sì. Ecco, allora qui leggevo, parlavano della New Age come ossessioni spirituali e alla fiera delle, praticamente le fiere delle divinità. Esatto. Cioè supermarket della felicità, e poi parlano di manuale da milioni di copie, corsi di iniziazione e anche crociere mistiche, insomma. Sì. Basta vibrare, tra virgolette, per raggiungere il paradiso. Sì. Di massa. Sì. E poi sentivo che questi profeti New Age sono anche gli scrittori, per esempio
c'è al centro di questi dei loro libri viaggio in territorio esotico sciamanici, come per esempio nei libri di Carlo Castagneda. Purtroppo. Oppure viaggi spirituali come nel best seller di Paulo Coelho, che tu sì. sai che è cattolico. Sì, Paulo Coelho, brasiliano, e di James Redfield. E praticamente parlano di dicono che la New Age educa gli adulti, diciamo. Come, aspetta che mi viene il pensiero, che mi venga il pensiero, mi sono un po' persa. Cioè, che la New Age, che insegna a desiderare poteri, tra virgolette, di uso personale, poteri sul, diciamo, sul proprio corpo. E queste sono truffe, eh? Cosa? Queste sono vere e proprie truffe. Bella. Aspetta che, se no mi perdo. Sì, sì. Claudio, dimmi. Ti sento alla radio. Aspetta un attimo, sono... Vai avanti tu da solo, io non ti interrompo. Perdo il filo, scusami, ho poca memoria oggi. Allora, dicevo, poteri sul proprio corpo, sul mondo circostante e sull'aldilà. E insegna a desiderarli così come da bambini, per esempio, desideravamo il Natale. Cioè, conquistare quei poteri con lui apprendistati, non con come dite voi, non con lui apprendistati, no, ho sbagliato. Comunque, dicevano che mi devi scusare, pronto? Sì, ti sento. Non riesco a trovare il filo di tutto quello che ho sentito. Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Ero rimasta. Non ti preoccupare. Era abbastanza incasinata. Come praticamente, che questa qui è una cosa, cioè è come una tire, sì. Perché riguardo a quei poteri la New Age ha tutta l'aria, diciamo, di dire il vero. Sì, 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 come no. Cosa? Come no, dopo te lo spiego io. Sì. Perché sono poteri semplici e lo sono sempre stati. Certo. Cioè. Perché lo dice la Brigliadori c'era, vero? Cosa? C'era la Brigliadori? Sì, sì, fatelo spiegare a quella. No, la Brigliadori che cos'è? Una della televisione? Sì. No, l'ho letto proprio su. Vai tranquilla, vai. Che finora queste scoperte sono state impedite perché c'era la sorveglianza delle grandi religioni ed è stata solo la convinzione che per senso di colpa o altro fosse proibito desiderare tanto di praticamente la New Age insegna a prendersi il permesso. Sì. E praticamente citando anche i Vangeli dice insomma qui c'è un minestrone, voi siete dei come da Giovanni eccetera eccetera e così il che promette male per le religioni istituzionali dicevano che infatti la temono questa nuova ondata, questa storia. E di questo passo dice che saranno tempi duri per questa religione e anche per altre istituzioni culturali e politiche e comunque dice che comunque ci si annoierà meno, ci saranno le crociere, ci saranno libri, ci saranno oggetti, ci sarà insomma ci sarà di tutto. Va bene. E tra questi tra questi vengono anche citati tra tutta questa cosa qua che viene anche citato il politeismo praticamente. Sì. Sì. Parlano di adesso niente, oggi non è giornata per niente. Però appunto sembra che sia una moda, la mettono così, che viene dagli Stati Uniti, sì. Anche sto fatto
è il politeismo e tutte queste cose qua, insomma, di queste nuove spiritualità. Beh, un po' diverso il discorso, più complesso. No, no, ma chiaramente io ve lo cito come quello come... che ho letto, come che avevo letto, cioè purtroppo non ho sotto mano qui dove ho letto tutta questa roba qua e mi sfugge un po' il discorso. Ma conosciamo il discorso New Age, eh? Cosa? Lo conosciamo bene il discorso New Age. Sì, ascoltate, siccome qui vi sento solo alla radio e non al telefono, io avete un po' capito quello che volevo sì, dire? Sì, adesso ti rispondiamo subito. Mi dovete scusare. No, guarda te invece. Sono riuscita a portarmi un discorso corretto, lineare. No, va bene, ci hai dato parecchi spunti. Vado a... cioè, cerco di ricordare un po' quello che ho sentito. Va bene. Ma... comunque grazie, perché i punti se ne vado un paio per parlare della New Age. Scusatemi, farò meglio la prossima volta, va bene? Sei bravissima, grazie. Sì, ciao, ciao, grazie, ciao. Il discorso della New Age lo facciamo, Francesco? Io vorrei citare una piccola esperienza. La New Age o l'età dell'acquario, io l'ho sempre considerata abbastanza in maniera negativa. Voglio citare un esempio. Negli anni 70, quando la New Age non era ancora molto conosciuta in Italia, mi capitò fra le mani un libro che parlava della guida internazionale all'età dell'acquario. Tra queste organizzazioni che erano citate, erano sconosciute, c'era una certa organizzazione che si chiamava Tempio del Popolo e il suo capo era Jim Jones. Bene, non so se tutti quanti si ricordano cosa era il Tempio del Popolo, Jim Jones. Il Tempio del Popolo era definito come guidato dal maestro Jim Jones con profondo spirito acquariano. Bene, questo spirito acquariano si manifestò, mi sembra, nell'82, in Guyana, col suicidio collettivo di 1000 persone. Ecco, cioè, di conseguenza, penso che questo è un esempio storico recente. Comunque, posso sì. Il discorso New Age è un discorso pericolosissimo, perché il discorso New Age regala a tutti i poteri occulti che sempre sono stati nascosti. In realtà non è vero assolutamente, sono solo delle truffe che vanno bene per tutti. Sì, io non credo che esista un maestro, che nel senso che abbia copertura, perché la cosa poi peggiore della New Age. Parlo con Gamma 5. Sì, Gamma 5, dimmi. Sì, ciao, sono Cesarina. Ciao Cesarina. Ciao a tutti e due.